little mama and she always with the shits. Put a hundred in my pocket and a hundred on the rims. That's my little. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Giada e oggi abbiamo un ospite speciale, ovvero il mio armadio. Cosa voglio fare oggi? Voglio riordinare. Davvero ho difficoltà a trovare le cose e quindi molto molto spesso mi dimentico delle cose che ho. E pertanto vorrei introdurre il metodo di Marie Kondo, il metodo con Marie, mi sembra, con me, Marie, vabbè, insomma, quello lì. Perché l'ho utilizzato in altri punti della casa, soprattutto nella cassettiera, che è molto più facile. Ed è super super carino, davvero, è super ordinato, molto più facile trovare le cose, molto più facile essere consapevoli di quello che hai e inoltre ci sta più roba in effetti. Quindi vorrei fare questo anche nel mio armadio, però è più difficile perché non è una cassettiera, quindi diciamo che il suo metodo sta nel piegare le cose in un determinato modo, in modo che stiano in piedi. Stanno in piedi, cioè tu le pieghi e le puoi mettere in piedi e loro stanno. Vabbè, dai, iniziamo. Iniziamo ad aprire con il piante e prendiamo una cosa e la pieghiamo. Allora, secondo me questa qui la pieghi così e poi tipo così, insomma più o meno come si piega normalmente. E poi la metti in dentro. Poi si piega anche di qua, si fa la stessa roba. Poi si piega questo, o forse no. Forse si fa così e così, o forse no. Non lo so questo cappuccio dove vada. Diciamo che la diamo buona così. E tipo lei fa così, oh wow, sta in piedi. Che forza, non si vede, però sta in piedi. Che forza. Adesso la situazione è questa. Che in realtà non è così male, però davvero non vedo le cose che sono in fondo e mi dà fastidio. Adesso piegherò un po' di felpe. Adesso io ho un sacco di fagottini qui e procederò ad inserirli in questo spazio. Guardate che bella inquadratura! Ok, beh, il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Direi che è molto meglio e direi che so perfettamente tutte le felpe che ho, quindi buono, e ho anche buttato due felpe che tanto non usavo. Non so, direi di passare a quella parte di sopra, no? Ma sì, dai, ma già che siamo qui. Dai, ci vediamo dopo quando ho fatto un sacco di fagottini. Ok, anche questa parte è fatta. Ed è super faticoso piegare le cose, ci avrò messo un'ora. Direi che per questa parte dell'armadio ci siamo e sono decisamente soddisfatta. Quando finirà la quarantena magari proverò ad usare effettivamente le cose e vedere se è fattibile mantenerlo. Quindi adesso direi di passare ad un altro reparto. Passiamo alla parte della cassettiera. Questo è il cassetto dell'intimo e poi di alcune mie sciarpe. Fatto sta che purtroppo non ho fatto una foto del prima, però prima era davvero disordinato. Adesso le abbiamo messe tutte le cose in ordine. Vi faccio vedere come piegare tipo una calza, questa, la calza con la signorina e poi le mutandine. Allora, la calza è facile. La si piega in tre, o in, sì, in tre. E poi voilà. E poi si mette il fagottino con gli altri fagottini. Le mutandon invece fate così, la portate qui davanti e anche questo in tre e avete il fagottino. Questo per esempio è il cassetto dove tengo cappelli, guanti lunghi e cinture varie. E questo è il cassetto delle mie calze colorate. Tornando alla cassettiera, qui ci sono le magliette. Le magliette si piegano come le felpe. Qui ci sono i pantaloni si piegano prima a metà e poi in tre, tipo così. Ho
Pensavo quindi di ordinare le borse che sono tutte di sotto. Adesso sono messe un po' tipo a caso e quindi spesso davvero anche queste mi dimentico di averle. Quindi direi di sistemare queste, le tiro tutte fuori. Allora, dopo varia meditazione ho deciso quale inquadratura scegliere e in che ordine mettere le borse. Allora, ho quattro scomparti. Volevo metterle a seconda del colore, un po' come sono sopra i giubbotti. Quindi qui metterei tutte le borse sul borse zaini, sul marroncino, tipo questa qui e questa. Non so proprio come metterli. Non credo che questa roba possa mai essere effettivamente ordinata. Qui in teoria ci sono le cose bianche e nere. Quindi magari anche sul grigio, boh. Quindi questa, questa qui, questa che in realtà ha fatto davvero il suo tempo, questa che non l'ho ancora mai usata, però forse mi sono un po' pentita di averla comprata, vorrei cose da bimba grande. E questa mi sono dimenticata di metterla nella categoria marroncini. Poi c'è questa che mi mette in dubbio perché è trasparente. Credo che anche questa andrà a finire nella categoria marroncini. Adesso c'è la categoria rosa, perché tutto il resto è più o meno rosa, tranne queste due cose. Che questa qui è azzurra e questa qui è di un sacco di colori, ma credo che posso tollerarla nella categoria rosa. Metterei qui quelli più grandi. Qui ci metto questi due piccoli insieme a questi due. Non lo so. Allora no, dai, questo lo metto di là e poi anche questo lo metto qui, se no mi rovina la cromaticità. Questa la metto qui e niente, dai, direi che ha senso. Ciao amici, lo preferisco molto di più a prima, soprattutto perché io appunto quando magari sono un po' più di fretta una borsa barra zaino lo scelgo per colore, quindi mi è più facile. Questa è la mia scarpiera, che tanto non saprei come riordinare perché nella parte vera della scarpiera ci sono tutte le mie scarpe nere, tranne quelle lì che sono quelle che uso di più, e poi lì sopra ci sono le scarpe colorate, ma poi un giorno mi comprerò un'altra scarpiera. Beh, che dire, spero che questo video vi abbia ispirati all'ordine o almeno a fare qualcosa in casa in questi giorni di quarantena. Io mi sono divertita molto a riordinare e spero che utilizzando queste cose poi sia meglio la vita. Comunque, in ogni caso, spero di avervi fatto compagnia e niente, io vado a godermi il sabato, la sabatità, e ci vediamo.